Oggi il congresso regionale LegaCoop per eleggere il nuovo presidente. A guidare la Lega delle cooperative calabresi sarà Lorenzo Sibbio. Tema dell'incontro: rivoluzioni cooperative, impresa di persone che generano comunità e futuro. L'evento è stato aperto dal presidente Oliverio. Due le tavole rotonde dedicate al tema del lavoro, alla presenza di molti esponenti del mondo sindacale, della cooperazione e delle istituzioni. Al termine dell'incontro la nomina del successore di Angela Robbe, assessore regionale. Tra le discussioni fondamentali quella sugli strumenti legislativi per le politiche attive al lavoro e quella sulle imprese cooperative. Le conclusioni sono del presidente nazionale LegaCoop Lusetti. L'assessore Robbi sottolinea come la guida della LegaCoop Calabria sia stata importante anche in vista del suo impegno nelle istituzioni. La mia esperienza è terminata già diversi mesi fa in LegaCoop. Ritengo che sia stata un'esperienza molto positiva per me, perché con LegaCoop ho fatto tanti anni di lavoro, ma soprattutto mi sono portata anche e mi porterò nelle esperienze in cui sono e quelle in cui andrò, la capacità di lavorare insieme, di ascoltare e di cercare di trovare un punto di caduta comune per gli interessi collettivi. Questo è l'insegnamento che io mi porto dietro. La cooperazione è una forma imprenditoriale fatta di più persone in cui necessariamente, grazie a dei meccanismi democratici, grazie al confronto, si deve arrivare a delle soluzioni che portino al benessere collettivo. Questa è la lezione che io mi porto dentro e questo è quello che io spero di trasferire ora dove sono e dovunque mi troverò. Credo che qui in Calabria noi abbiamo bisogno di esercizio di lavoro collettivo. E anche se questo vuole tempo e vuole fatica perché porti i suoi risultati, io credo che si possa fare, che ci siano tutte le condizioni, perché noi abbiamo soggetti imprenditoriali, noi abbiamo soggetti collettivi, abbiamo associazioni di rappresentanza, associazioni di lavoratori che hanno una maturità e una capacità di contribuire positivamente. Poi sta alle istituzioni, che in questo momento anch'io rappresento, riuscire a fare sintesi e a far sì che tutto quello che arriva di positivo dai soggetti collettivi e dai soggetti del territorio diventino proposte e si traducano in azioni che ci fanno stare meglio come Calabria. Quali potrebbero essere gli obiettivi futuri del nuovo presidente LegaCoop secondo lei? Questi li dovranno decidere le cooperative e dovranno essere oggetto di riflessione, ovviamente di proposta del presidente, ma la sua capacità dovrà essere quella di raccogliere i suggerimenti, i bisogni e le esigenze delle cooperative e del movimento cooperativo e soprattutto dovrà ricordare una cosa importantissima: la cooperazione è espressione del territorio. I territori sono importantissimi perché sono loro che ci dicono e ci raccontano e raccontano i bisogni della gente e sono, ecco, l'altra lezione che mi porto dentro: la capacità di ascoltare i bisogni delle persone e dei territori. Questo è stato utile ed è utile anche nella sua funzione attuale di assessore sicuramente. Ognuno di noi si porta dentro la sua storia, io mi porto la mia, spero che questa possa essere utile, sicuramente è il mio punto di riferimento e credo che questo è l'elemento che mi motiva anche ad andare avanti, oltre ad una cosa fondamentale. Io sono convinta che la Calabria possa farcela, io sono convinta e lo vedo ogni giorno nelle cose che faccio, che ci siano un grande numero di persone, soggetti, attività positive in questa terra, hanno solo bisogno di essere rese evidenti e messe a sistema. Sì, e oggi per me è una giornata di grande soddisfazione, di orgoglio, ma anche di grande senso di responsabilità. E la stima e la fiducia che ho ottenuto dalle cooperative, dal tessuto cooperativo appartenente a LegaCoop Calabria, per me è un motivo di orgoglio che mi dà anche un senso di slancio e di impegno verso questa organizzazione. Abbiamo dei grandi percorsi da fare insieme, sono tutte tematiche che stanno uscendo e sono usciti nel corso delle varie assemblee congressuali e dello stesso congresso di oggi. C'è il tema di come posizionare il modello cooperativo, come mantenere stabile l'occupazione, migliorare
le nuove cooperative, i nuovi mercati, le nuove forme di cooperazione che sono nate in questi anni, quelle cooperative di comunità, le cooperative dedicate all'innovazione, le cooperative che si dedicano ai beni confiscati, per cui tanti temi, e uno in particolare quello dell'ascolto della nostra base, quindi delle nostre cooperative, e quello del confronto continuo con le istituzioni, con l'ente regionale sicuramente, con la politica, ma anche con le organizzazioni di impresa, i sindacati e i cittadini, di cui noi sappiamo, proprio per il nostro essere cooperatori, e sappiamo bene recepire le istanze e trasformare queste istanze in bisogni e poi risposte ai loro bisogni. Qual è l'eredità lasciata dall'assessore Rob? Un'eredità importante? Guardi, dal punto di vista dell'immagine di Lega Coop Calabria, l'assessore Rob ha svolto un lavoro egregio, perché ha riposizionato Lega Coop in una organizzazione piena di contenuti e di proposte politiche, per cui anche in questi mesi della sua assenza noi abbiamo faticato a trainare un po' l'organizzazione, ma credo che ci siano tutte le condizioni, perché c'è un tessuto cooperativo vivo che è stato presente oggi a questo congresso, e la loro partecipazione, la loro vivacità si è proprio avvertita dai loro interventi. Quale sostegno politico potrebbe migliorare e supportare le cooperative calabresi? Guardi, sicuramente una delle istanze che ho posto io alla politica oggi partecipando alla seconda tavola rotonda, che è quello di rivedere la legge sulla cooperazione. La legge sulla cooperazione in Calabria è una legge datata 78, è la legge 13 del 78, che al suo interno ancora ha dei contenuti validi per quanto riguarda l'aspetto della rappresentanza politica delle organizzazioni, ma va riempita di contenuti proprio nella prospettiva e nella visione nuova di nuove forme di cooperazione, nuove forme di mercato in cui le cooperative si sono aperte. Per cui auguriamo e auspichiamo che, così come d'impegno detto dal Presidente della Giunta regionale, onorevole Oliverio, già in questa legislatura riusciamo a mettere mano e riformulare questa legge sulla cooperazione. Com'è possibile tagliare fuori da un accordo di questa portata un'infrastruttura portuale che è la